finale campionato amatori stagione 2015-2016. Stiamo seguendo la partita tra Beghelli dell'Ippo, dell'Ippodromo scusate, e Maimura della Polisportiva Avis, Ippodromo maglia azzurra, Avis maglia verde. E Mora spara a terza biglia. In questo caso un pelo stretto. L'avversario Beghelli potrebbe scegliere la parte diventerà più confacente al gioco la parte opposta, ma tant'è, consuma una delle due biglie di vantaggio Beghelli. Vediamo ora di nuovo, stavolta c'ha il gioco a favore, sembra un briciolo stretto, no, la forza, si posiziona bene, non facile adesso il compito per Maimura. Ricordo che questa è la quarta categoria della Lega Biliardo di Bologna. Vediamo Beghelli che tenta, sembra ben direzionata, dovrebbe toccare la propria biglia, per riesce comunque. Due biglie, 4 punti, boccia Beghelli dell'Ippodromo, punteggio 4-0. Leggermente aperta, quindi il punteggio rimane sul 4-0. Siamo sul biliardo centrale per l'incontro tra Nicata Paganelli dell'Ippodromo maglia azzurra, come detto, e Zerri Prato dell'Avis maglia verde. Due biglie anche in questo caso, 4 punti di colore si portano a 10-0, in virtù anche della prima bocciata da Chito, la quale la coppia avversaria, il bocciatore avversario ha avuto 6 punti. Vediamo ora. Rovesciata, corto, altrimenti avrebbe restituito il favore che l'avversario gli aveva fatto in precedenza. Ricordo che in caso di 3-3 si procederà a seguire con lo spareggio comunemente chiamata corta. Intanto Beghelli della
l'ippodromo, ha consumato tutte le biglie, appunto è rimasto a mura. Andiamo a vedere, gioca per il colore, 10 di colore, la prima biglia è un pelo lunga, quindi ha spinto l'altra sua che era il biliardo fuori. Vediamo, tenterà di abbassare il pallino colpendo la sua bianca che ci trova sopra. Allo stesso sembra, vediamo ancora Beghelli che tenta di abbassare, come ho detto prima, il pallino. Questa sembra aperto, no, si infila in mezzo, sposta, non so se è a sufficienza la biglia rotta. Vediamo, nella nostra posizione è difficile vedere, sei sicuri, 10 di colore. Giulio. E siamo quindi 10 a 4 per il portacolore di Lavis Maimura che va all'acchito. Siamo sempre sul 10 a 4. Leggermente lungo, vediamo Maimura che tenta di prendere il punto, la biglia sembra leggermente corta, così è, mi sembra non preso il punto. Finale campionato amatori, stagione 2015-2016, ippodromo maglia azzurra, Avis maglia verde. In questo momento stiamo vedendo Maimura dell'Avis che fronteggia Beghelli dell'ippodromo. Anche in questo caso, quando uno di due prende il punto, l'altro spara tutto. Ultima biglia per Maimura. Questa sembra con la forza giusta, ma larga, e quindi adesso toccherà a Beghelli tentare il colore. Amore, amore. Tiro ad aprire una buca, quindi due, ma adesso ha ancora la possibilità di fare 10 di colore. Ovviamente si accontenterà di 6, tenta di abbassare il pallino per 6 di colore. 6 di colore, infatti 10 pari, così come nel biliardo centrale, sempre 10 pari, nel biliardo numero 4, quello di sinistra, 12 a 8. In questo incontro si affrontano Rossi Testoni dell'ippodromo contro Re Busi dell'Avis, ricordo sempre ippodromo maglia azzurra, Avis maglia verde. Qui coppia dell'Avis tira l'ultima biglia, poi ne avranno due gli avversari per te.
tentare di realizzare anche 6 punti. Tiro a spingere, a cercare di colpire la media. Il punto rimane bianco, ma adesso potrebbe anche farne ugualmente 6, facendo la buca e 2 di colore, 2 biglie di colore, però è un tiro propriamente semplice. Vediamo. Questa è la mia visuale, è difficile capire che margine c'è, la biglia sembra corta, anzi, decisamente sbagliata. Il punto rimane bianco. Quindi vediamo, votate nel primo acchito ne ha realizzato 10, adesso il punteggio è 14-8, in questo caso meno efficace della precedente, rimane il punteggio di 14-8. Andiamo sul centrale. In pedana Licata Paganelli dell'Ippodromo contro Zerbi Prati dell'Avis. Stiamo studiando il singolo per la bocciata di dell'Avis. Un'ora. Punteggio a questo punto 22-14 per Maimura dell'Avis, Maglia Verde. Paghelli ha messo una bella biglia, vediamo meno se dopo alcuni errori con le belle biglie, in questo caso non è proprio così stretto, quindi passa di fianco ed ora effettuerà il tiro con la terza biglia a disposizione. Stavolta sceglie lo striscio, mi sembra corta, e così è. Vai Luca! Luca! Intanto sul biglietto centrale la coppia dell'Avis si prende il largo, siamo alla situazione di 30-10 a favore dell'Avis. Tanto vediamo Maimura questa volta
è leggermente lungo, vediamo ora, c'è l'avversario sopra a fruttarne. Ci viene le montanari? Bravo Luca! Quindi, colpire la biglia per 10 di colore sarebbe la terza volta in questa partita, ne ha subiti due, stavolta ha la possibilità di realizzare il colore. Vediamo se dovrebbe essere un'impresa. Sta leggermente stretta, ma lo spazio è talmente abbondante che non dovrebbe essere un problema. Quarta biglia per il colore di Beghelli. Sono 10 sul passo, 24 a 22 per Beghelli nell'ippodromo che ora andrà alla bocciata. Assistiamo a questa bocciata, poi passeremo di nuovo sull'altro incontro del biliardo centrale. Bighelli pattino netto di sotto, 4 punti, 28-22 per Bighelli. Andiamo sul centrale dove si affrontano. Si affrontano, dicevo, i catapaganelli dell'ippodromo Zerri Prati dell'Avis, situazione 30-10 per la coppia dell'Avis. La coppia dell'ippodromo sembra non aver preso le misure del biliardo, non è ancora entrato in partita. L'ultima biglia in mano, il portacolori della Polisportiva Avis. Vediamo. Niente da fare. Due biglie, 4 punti, 34-10. Questa è una partita che sembra incanalata verso un successo. Stavolta vuoto, 34-10. Bocciata di Prati, in precedenza avevo ritratto più notte. Ciao. Intanto il pubblico passa, saluta. Qui Prati sembra leggermente stretta, ma forza, vediamo, no, stretta quindi anche leggermente corta, quindi magari con un po' di forza in più avrebbe fatto ugualmente il punto. È pur vero che se la biglia era un po' più larga la forza in più non l'avrebbe fatto, però. Adesso Zerri allontana la biglia bianca dal pallino, pur avendo già giocato tre biglie. L'Avis è comunque in una posizione ottima, ma non semplice prendere questo punto. Probabilmente tenterà di infilarsi in mezzo alle due rosse che sono davanti al pallino. Così è, un po' di fortuna, ottiene il punto e adesso la coppia dell'Avis. La precisione Zerri sparerà l'ultimo biglia a disposizione. Tira l'ultima biglia come detto in precedenza, poi ne avranno due i giocatori dell'ippodromo per tentare di abbozzare una rimonta, visto che il punteggio è 34-10 per la coppia dell'Avis. Thank you.
In questo caso il tiro, anche se un po' aperto, è riuscito a portare giù pallino, quindi adesso un punto è sicuro. Vediamo se la coppia dell'ippodromo tenterà di realizzare probabilmente 6. Vediamo, controllano, 4 sono sicuri. Siamo sul biliardo 4, dove si affrontano rossi testoni dell'ippodromo contro il Re Busi. La situazione è 26 a 15 per la coppia dell'Avis. So qua anche Bortolotti e Sommatini. Vediamo. Conciliabolo tra Re Busi, che devono tirare l'ultima biglia a disposizione, poi gli avversari ne avranno ancora una, quindi hanno uno svantaggio di biglie. C'è una biglia rossa che vedete di fianco Castello, che impedisce un tiro agevole. Bravo Doriano! Vediamo il tiro, non sembra azzeccato, colpisce il pallino, la sua intenzione è andare di sotto a salire, ma adesso per coppia dell'ippodromo dovrebbe essere agevole. Probabilmente il dubbio è se fare tirare 4 o tentare il calcio. Tenta il calcio, visto che è in svantaggio, anche se di solo 9 punti, la possibilità di accorciare le distanze. Vediamo se la forza è quella giusta, probabilmente non farà ometti, ma potrebbe fare ugualmente 4 di colore. Così è, 2 biglie, 4 punti, 19-26 alla bocciata del podromo, punteggio di 30 pari. Andiamo un attimo su questa partita. Beghelli dell'ippodromo contro Maimura della Polisportiva Avis. Sottolineare che l'Avis in questa stagione ha 3 squadre già in finale, Maturi a 2 e Master. Ippodromo Avis. Sbaglia il tiro, tentava il calcio per abbassare il pallino, adesso è in svantaggio di 2 biglie e il pallino si è portato vicino a sponda, neanche tanto agevole, potrebbe fare sponda biglia più che il calcio per portarlo al quadrante inferiore, magari fare anche qualche ometto, vediamo. Tiro aperto, la forza sembra non eccessiva, altrimenti la sua sarebbe finita in mezzo ai brilli. Vediamo. Intanto il pubblico si diverte con video strani. Vediamo. Maimura, punto di Beghelli non è certamente irresistibile. Circa 40. Lì ha aperto il gioco, adesso ha spazio per realizzare il punto senza grandissime difficoltà. Bravo Dorighesi!
Io li tiro ad abbassare la bianca per realizzarne 4, probabilmente ci riesce. Prati, 8 gol! Luca! Ne fa 8, si porta 44, 34. Intanto torniamo alle singole che sono a questo punto dell'incontro, 41 pari più 4 per Maimura, 45 e la bocciata, esattamente altalenante tra i due, un po' avanti l'uno, un po' avanti l'altro. Non realizza Birilli e quindi tutto rimane aperto. 45-41 bravo Doriano. Vediamo mai l'ora che viene. Quattro risponde, sente una bella griglia adesso perché sicuramente di fatto. Intanto c'era un aggiornamento del punteggio, non aveva segnato i punti. Beghelli conduce 50-45, comunque sempre una distanza minima. Linea sbagliata da Beghelli, come detto è un andamento altalenante, termine biglie importanti ed errori significativi, altro errore di Beghelli, ci avrà un'altra biglia per tentare di mettere in difficoltà l'avversario. Parte sul bigliardo centrale, non si sono visti onestamente grandi ometti, perché a questo punto tenta la misura. Maimura allontana le due bianche, però credo che per il colore sia difficile. Il singolo della Avis ha regalato letteralmente il punto a Beghelli, Beghelli va alla bocciata, non realizza nulla, ripeto, si vedono giocate interessanti con giocate assolutamente poco efficaci. Dopo una decisione contestata, situazione 67-50. Sì,
Dai Burri, forza! Dai Rino! Terzo incontro della prima tornata, 63-36 per la coppia dell'Ippodromo, quindi adesso la coppia avversario deve tentare di realizzare punti per portarsi in partita. Il tiro è ottimo, ma anche in questo caso passa in mezzo come precedente avversario, quindi a questo punto la situazione. 3 punti realizzati, anzi, non è mezzo. Adesso siamo 63-43. Vediamo la bocciata del Gravis. Vissuti bene, scorse, non c'è.
Silver, prendi qualcosa da bere. Ivano, prendi qualcosa da bere. Un po' di menta dentro. Adesso siamo alla questa sembra buona, è buona. Quando è il punto? 56 è bruciata un po', così poco fortunosa, si è rimessa in partita, adesso magari c'ha il gioco a favore, per ricordare che la coppia avversaria aveva fatto un calcio, la biglia è passata in mezzo e avrebbe chiuso partita, ma vediamo, che è ancora lunga secondo me questa partita, vediamo, riesce giù il pallino, vediamo, spazio ce n'è, sembra abbondante, però secondo il pallino. Bravo Rino! 58 a 63 alla bocciata, la coppia dell'Avis, vediamo che cosa succede. La precedente ha realizzato 10 punti ma non dritti, in questo caso c'è uno striscio, sono soltanto due, e comunque la 60-63. Vabbè, basta sapere le posizioni delle voci. Siamo
arriviamo alle battute finali di questa partita interminabile, 64-63, finale campionato amatori. Adesso non mettono a pane e acqua. Adesso ti vanno ad aprire. Adesso la coppia dell'Avio sta di nuovo, quindi di vantaggio, vediamo come si difende il giocatore avversario. Questo vestimento secondo me è corto, una bella biglia, un po' stretta, vediamo, tutt'altro che corto. Il punto è rimasto bianco, credo, quindi a questo punto c'è da pensare l'avversario pensa di tenerne uno, infatti così è. Andrà la bocciata 66, vediamo le ultime bocciate da brivido, due positivi. Vediamo adesso come si comporterà la coppia avversaria. Rossi Testoni contro Re Busi. Partita, errori di questo genere si potrebbero pagare anche cari, vediamo adesso. Tirano la terza biglia con i giocatori dell'Avis, Re e Busi, poi rimarranno comunque con due biglie di svantaggio, adesso non concesso che in questo caso, quindi per il punto anche questa non è corta, vediamo. Vediamo, anche questa non è, se non corta, non si ferma mai, è appunto preso e quindi adesso ultima biglia della coppia dell'Avis. Sarebbe per mettersi in mezzo tra pallina e palla rossa, ma certo non è facile. Vediamo, scende di fianco, credo, scivola bene, si ferma. Adesso tocca alla coppia dell'ippodromo tentare. Vediamo se è districata, però pericolo centrale. Il braccio, spingere. Adesso vediamo anche il punto. Punto sembra bianco, sì. Punto
sono due a bianco, vediamo che scelta farà il giocatore dell'ippodromo, penso sia una scelta conservativa, cioè magari tentare di spostare il pallino di qualche centimetro, niente, 65-68 alla puntata dell'ippodromo per chiudere questa partita interminabile, la terza partita, la prima tornata della finale amatore tra ippodromo, maglia azzurra, Avis, maglia verde. Vediamo, basterebbero 6 punti, cioè in pratica quasi fino. Soltanto 2, si porta a 67. 68. Tutto giù, sembrerebbe di sì. Tutto giù. Quindi adesso vediamo. Chi tira? 67 per gli avversari, terza partita della prima tornata, quindi questa è un'ottima bimba. Adesso vediamo cosa decidono di fare gli avversari, certo lo spazio per infilarsi c'è, vediamo. Una tirata di braccio ad aprire. Scelta felice, di spinta, punto largo ma obiettivo raggiunto. Certo che adesso le biglie sono tutte pesanti. Questa sembra lunga, se non tocca nulla se ne va. Così è. Dai, Burri! Animo portoghese! Un po' di spinta a spingere via la bianca, ci riesce, però spinge il pallino verso l'altra bianca, quindi adesso siamo, per quanto riguarda la coppia dell'ippodromo, in grande difficoltà, perché c'è la biglia di vantaggio, un punto non semplice, anche a prenderlo poi rimanere una biglia per gli avversari, il punteggio 68 per l'Avis, 67 per chi deve tirare, quindi a questo punto è probabile che il giocatore dell'ippodromo tenti colpire di braccio sul pallino per no, tenta di prendere un punto estremamente difficile, d'altronde se lo prende. Adesso l'avversario deve tirare magari un po' di spinta in mezzo alle due rosse, sperando di non spingere il pallino sotto, che vorrebbe dire lasciare il punto rosso. Se è uno, comunque non chiudono, se sono due è un casino, è un po' un problema, spinge giù,